Ciao e benvenuti a questo nuovo video, io sono Salvatore. Oggi ti mostrerò un sito davvero interessante nel quale vengono, diciamo, continuamente pubblicati nuovi annunci di nuovi token, nuove cripto che saranno poi listate, progetti davvero interessanti e nel quale ho trovato un progetto che a mio parere è davvero interessante e ti mostrerò, diciamo, a breve qual è il progetto e perché questo sito o può essere davvero interessante per quanto riguarda questo aspetto. Ovviamente c'è anche la possibilità di utilizzarlo per scambiare cripto e quant'altro. Bene, non è uno tra gli exchange principali, diciamo, quale troverai molta liquidità, è possibile fare molti scambi, però ha in vantaggio il fatto che vengono listati i token su questo exchange e i progetti possono essere seguiti. E quando trovi un progetto interessante, puoi appunto comprarlo e magari se al listing, ovvero quando viene listato, va bene, poi magari riuscire a fare qualche tra virgolette guadagno. Ovviamente quello che sentirei non sono consigli finanziari, non ti sto invitando a comprare nessun token, nessun progetto. Valuta e studia bene il progetto e magari se decidi di investire il soltanto, si può permetterti di perdere qualcosa, appunto. Ma passiamo a vedere il sito e le sue funzioni. Il sito di cui ti voglio parlare oggi è .coinlist. È un sito davvero davvero interessante, come puoi vedere, per svariati aspetti. Innanzitutto, Coinlist può essere utilizzato come, o meglio, ha la possibilità diciamo, di creare un wallet, quindi puoi diciamo, detenere le tue cripto. Inoltre è un exchange nel quale puoi comprare e vendere le cripto e anche una piattaforma di appunto di trading pro nel quale appunto è possibile tradare anche diciamo abbastanza cripto, la maggior parte delle quali vengono tra virgolette listate, anzi passano i progetti appunto da Coinlist, ma più che dell'aspetto diciamo della piattaforma o del wallet in questione, non volevo parlarti della token sales e diciamo dei prodotti che appunto offre Coinlist perché a mio parere le ICO e quindi i progetti che lancia Coinlist sono davvero interessanti. Volevo focussare su uno in particolare che è appunto Mina, nel quale sono già registrato. E adesso non so quando uscirà questo video, ma Mina aprirà il 13. Come puoi vedere sono già registrato diciamo, per partecipare a questo progetto, all'acquisto di token Mina, perché Mina è un progetto davvero davvero valido e ti consiglio di andare a vedere davvero assolutamente. E quindi ti volevo parlare di questo, diciamo, Coinlist perché lancia progetti davvero interessanti, quindi passano per Coinlist e vengono lanciati su questa piattaforma. I progetti li troverai sia sulla dashboard ma anche nella sezione token sale che ti avvisa quando partirà diciamo, la vendita dei vari token listati, appunto che sono le vendite passate, quindi token che già sono stati per Coinlist e quindi vi volevo parlare appunto di questa piattaforma interessante. I progetti diciamo escono nuovi in continuazione. I progetti che escono appunto su quelli sono davvero interessanti. Gli altri non perché non siano interessanti, ma mi sono concentrato su Mina perché è una blockchain collegata già al mondo appunto reale. Perché come ben saprai tutte le exchange sono diciamo scollegate dal mondo virtuale, quindi hanno bisogno di servizi come magari Chainlink, che prendono diciamo, le notizie del mondo reale e le collegano alla blockchain. Invece Mina, il progetto Mina è creare proprio una blockchain che è totalmente collegata al mondo reale, diciamo in tutto e per tutto. Quindi è un progetto che mi interessava e ho preso spunto da questo per farti vedere questo sito che poi ho analizzato successivamente dopo aver trovato appunto Mina e ho visto che comunque è un sito davvero fatto bene. È davvero facile da utilizzare perché ti basterà andare nella wallet nel quale potrai appunto vedere diciamo tutto le cripto che hai depositato, ce ne sono anche abbastanza, è facile anche depositarle
convertirle, se magari non puoi tradare, quindi hai la possibilità di convertirle direttamente. Gli ordini sono anche, diciamo, davvero semplici, i tasti e la grafica. Depositare in questo caso SD oppure Ethereum, quel che sia, o prelevarli su qualsiasi, diciamo, wallet, che è la funzione di buy and sell, che ecco, appunto, è per scambiare, diciamo, tutte le cripto, è davvero, davvero, davvero facile. Qui ti collega, diciamo, al wallet di Coinless, nel quale puoi depositare anche con carta o un trasferimento bancario, aggiungendo appunto un account bancario. Quello che anche è interessante, diciamo, la parte dei prodotti, che sono, diciamo, ha anche un'applicazione davvero facile da utilizzare, consiglio di scaricare a tutti per rimanere sempre aggiornato, magari quando vengono listate nuovi token, nuove cripto, e oltre che la, diciamo, le solite funzioni di acquisto e poi alt per trader, quindi con la piattaforma di trading che ti ho fatto vedere prima, e per compagnie e per sviluppatori, oltre che per le applicazioni, quindi ha prodotti, diciamo, un po' per tutti. Se anche vuoi creare, magari, o mettere un tuo progetto, un tuo token su Coinlist, questo è per compagnie, quindi per lanciare, diciamo, due protocolli, tuo ICO. O per sviluppatori, vedi, ci sono vari progetti a cui puoi partecipare, e quindi è una piattaforma davvero completa sotto questo punto di vista, oltre al fatto che puoi guadagnare invitando i tuoi amici. E infatti, se utilizzerai il codice che ti lascio in descrizione, io guadagnerò una percentuale in base ai depositi che vengono effettuati. Quindi è un referral link, ci tengo a dirtelo, per essere, diciamo, tra virgolette, chiaro. E quando inviterai i tuoi amici e magari loro effettuano un deposito, tu guadagnerai percentuali anche discretamente interessanti, ovviamente, sulle operazioni e sui depositi che effettueranno. Quindi anche sotto questo punto di vista è davvero una piattaforma interessante. Ovviamente non è tra gli exchange consigliati assolutamente per tradare, per liquidità, per la disponibilità di poche coin. No, ma non tenevo a farti vedere questa piattaforma per questo. Più che altro ci tenevo per farti vedere quanti progetti, perché ne escono, diciamo, in continuazione di progetti nuovi su questo sito, e sostanzialmente quella, diciamo, è la maggiore funzione, la funzione più utile che ho trovato su questo sito. Perché, ripeto, io l'ho trovato tramite Mina, e poi mi sono accorto che comunque anche gli altri progetti sono davvero interessanti. Poi io faccio, diciamo, uno screening di tutti i progetti e decido di partecipare solo a qualcuno. Ovviamente non partecipo a tutti, non sarebbe il caso. Quindi in questo caso ti consiglio di vedere assolutamente questo progetto che si chiama Mina, che sarà il 13 aprile, partirà, quindi diciamo al 7. E per trovare nuove, appunto, ICO, che magari, se riesci a partecipare a questi e compri questi token che valgono magari pochi centesimi o pochi euro, potrebbero, quando poi saranno listati, potrebbero, diciamo, farti avere un ROI interessante. Questi non sono ovviamente consigli finanziari, ci tengo a dirlo, e non ti sto dicendo assolutamente di acquistare, ma è un consiglio. Valuta sempre, considera sempre il rischio diciamo, di queste operazioni. Anche questo video è finito. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di questo sito, se già lo conoscevi, se magari già lo utilizzi, se ne utilizzi qualcun altro, da dove prendi spunto per, diciamo, nuovi progetti, nuovi token, nuove ICO che vengono pubblicati continuamente. Lascia un mi piace a questo video ed iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo ogni giorno alle 14 con un nuovo video. Ciao!